Va a riqualificare un'area importante per Trieste e devo dire, se questo inserito all'interno di un contesto nel quale ci sarà la riqualificazione anche delle aree antistante, che è quella del mercato ortofrutticolo. Si inserisce nel rifacimento della piscina terapeutica e da questo andiamo su Porto Vecchio con un importantissimo progetto di livello europeo, dove protagonista sarà anche la regione. Io credo che tutta l'area mare di Trieste avrà una trasformazione e vedremo una città che non conoscevamo, e sicuramente sono progetti di interesse regionale perché hanno una capacità attrattiva molto importante dal punto di vista turistico, penso anche quello congressuale per quanto riguarda il Parco del Mare, perché non sarà semplicemente diciamo un acquario innovativo che utilizza le ultime tecnologie, ma anche uno spazio dove oltre alla marina ci sarà tutta la parte di possibilità di svolgere assemblee con strumenti all'avanguardia. Rispetto ai classici acquari che vengono e sono stati costruiti in giro per il mondo, è un progetto sostenibile che rispetta l'ambiente, che rispetta gli animali, ma può fare e garantire un'esperienza che probabilmente con gli acquari tradizionali non è possibile garantire. Quindi spero potrà trovare una grande attenzione di pubblico. La regione anche in questo caso, come sempre, svolge un ruolo importante soprattutto dal punto di vista finanziario.